passione, perché qui a Fontana Rosa diciamo che c'è proprio la tradizione della lavorazione, è sempre piaciuto da bambino, ho fatto tutto per arrivare dove sto adesso, diciamo. Da. E il percorso hai imparato da qualcuno? Sì, da maestri artigiani di Fontana Rosa, antichi, che poi hanno tramandato i loro figli sono miei amici, così è nata. Ne è valsa la pena secondo lei? Dipende dai punti di vista, per la passione sì, il periodo è quello che è, diciamo che è un po' critica, perché comunque per mantenere l'attività ci sono molte spese. La mia soddisfazione è quando vedo un lavoro finito, è una cosa che viene da dentro. Io comunque, cioè, i miei genitori non facevano questo lavoro, però a me mi è sempre piaciuto, ma da dove non lo so. Però quando faccio un camino, un portone, sono contento. Cioè, mia moglie me lo dice, tu, cioè, ti piace proprio il tuo lavoro, non è una questione di guadagno, di star bene, no. È un lavoro difficile? Sì, difficile, sporco, tutto visto, pesante. L'inverno è impraticabile, perché però comunque siamo a contatto con l'acqua, con i flex che fanno aria, però diciamo comunque si fa. Che cosa è che hai imparato dai maestri che sono venuti? Le tecniche. Che comunque è una questione di tecnica, di precisione, di misure. Oggi comunque siamo con molti architetti che casomai loro hanno la loro idea, però mettere in pratica, che ne so, un camino, una scala, devi intervenire manualmente. Poi c'è il marmo, ci sono tanti tipi di marmi, tanti tipi di pietre, bisogna vedere pure che usare per fare un tipo di lavoro, se va bene, non va bene. Qualcosa che non ha ancora imparato e che vorrebbe imparare? Non lo so. Vabbè, comunque c'è sempre da imparare. Perché quando, che ne so, facciamo per la prima volta, apriamo un camino, sicuramente la prima volta non viene fatto bene. Quando viene rifatto, viene modificato e migliorato. Secondo lei questa attività potrebbe stare anche in un altro posto oppure è necessariamente legata al territorio? Al paese, Fontana Rosa è molto legata. Sì. Io penso che un'attività così fuori da Fontana Rosa non sarebbe la stessa cosa. Perché qua Fontana Rosa è sempre stato, cioè, era l'unico, diciamo, paese dove c'erano tutti questi scarpellini perché c'erano le cave e si è creato, diciamo, sta sorta di nominata a Fontana Rosa. Ancora adesso, quando dice uno sono di Fontana Rosa, ti diranno, ah, là, cioè, si lavora la pietra. Io ho fatto dei lavori a Bologna, là pure stanno marmisti, però sicuramente non fanno quello che riusciamo a fare qua. Noi lavoriamo molto sui masselli, sugli spessori, cose che da altre parti evitano, perché è più difficile. Lavorare un blocco e ricavare, che non so, un portale, un camino, oppure prendere delle sogliette da 2-3 cm e incollare. Com'è cambiato l'attività lavorativa da quando lei la pratica? È peggiorata, diciamo. Sì. Negli ultimi anni è perché comunque, diciamo, un po' questa crisi, che dicono che c'è sta crisi, la gente cerca sempre più di non fare qualcosa o di risparmiare qualcosa, quindi il lavoro è diminuito. I costi sono abbassati perché uno comunque deve tirare avanti. Il lavoro si è diminuito molto, cioè che costruzioni non se ne fanno. Oggi quello che si fa sono riparazioni o allargamenti di un edificio. Lei come si definirebbe? Un artigiano? Artigiano. E che significa per lei essere artigiano? Allora, c'è l'imprenditore. L'imprenditore, diciamo, che
guarda più il commercio, quindi non cura il lavoro. C'è l'artigiano che io lavoro da solo, da prendere le misure, me le studio e creo. Poi c'è l'artista che è uno scultore, però è un altro tipo di lavoro. E lei farà l'artigiano per tutta la vita? Sì. E a un ragazzo, non so, beh, oggi i ragazzi sono un po' particolari, che cosa direbbe? È un lavoro che si può ancora fare? Si può fare, però ti ho detto, è un lavoro pesante, è sporco, però ti dà soddisfazioni. Mo, se uno lo fa per passione, come l'ho fatto io, però oggi questi ragazzini, diciamo, moderni, non è che sono tirati. Io quando ero un ragazzo a 12 anni andavo a lavorare. Il periodo che non andavo a scuola, da luglio a settembre, andavo a lavorare. Oggi invece no, non lo fa nessuno.